Vampirismo di Ernst Theodor Amadeus Hoffmann. Voce: Virginia Billy. Il conte Ippolito era rientrato in patria dai suoi lunghi viaggi in lontane regioni per entrare in possesso della ricca eredità di suo padre, morto da non molto tempo. Il castello ereditario era situato nella più ridente e bella contrada che si possa immaginare e le rendite dei beni terrieri fornivano al conte il modo di procedere alle più varie e lussuose operazioni di abbellimento. Tutto quello che in questo genere di cose era parso al conte durante numerosi viaggi e specialmente nel corso dei suoi soggiorni in Inghilterra attraente, pieno di buon gusto, lussuoso, e come tale gli era piaciuto. Doveva ora ricomparire ancora una volta davanti ai suoi occhi. Operai e artisti, così come il genere dei lavori lo richiedeva, giunsero alla sua chiamata al castello, il restauro del quale ebbe subito inizio, cominciando dai luoghi che lo circondavano, e cioè con la sistemazione di un amplissimo parco nello stile più splendido che comprendeva persino la chiesa, il camposanto e la casa parrocchiale cosicché il tutto sembrava parte dell'artistico bosco. Tutti i lavori diretti personalmente dal conte, che possedeva le doti e le conoscenze necessarie per farlo, e che si dedicò tutto, a anima e corpo, a queste occupazioni, tanto che un anno era già passato e a lui non era ancora venuto in mente, seguendo il consiglio di un suo vecchio zio, di far brillare il suo astro alla residenza davanti agli occhi delle fanciulle della buona società per scegliervi la più bella, la più buona, la più nobile e farla sua moglie. Egli sedeva appunto una mattina al suo tavolo da disegno per tracciare il progetto di un nuovo edificio, quando gli si fece annunciare una vecchia baronessa, lontana parente di suo padre. Ippolito, nel sentire il nome della baronessa, si ricordò immediatamente che suo padre aveva sempre parlato di costei con la più profonda indignazione, anzi addirittura con un senso di ribrezzo, e aveva più riprese messo in guardia persone che avevano espresso l'intenzione di avvicinarla, perché se ne tenessero lontane, senza tuttavia dare mai una motivazione che spiegasse il pericolo. Che se qualcuno interrogava il conte con insistenza maggiore, egli era solito rispondere che esistono certe cose delle quali è meglio tacere che parlare. In ogni modo era ben certo che alla residenza erano corse orribili voci circa un certo processo criminale del tutto strano e inaudito nel quale la baronessa sarebbe stata coinvolta. Per cui, separata da suo marito, cacciata dalla sua lontana città, essa doveva soltanto alla clemenza sovrana che tale processo fosse stato messo a tacere. Sgradevolmente impressionato dalla vicinanza di una persona che suo padre aveva aborrito, per quanto a lui rimanessero tuttora ignote le cause di questo ribrezzo, Ippolito fu tuttavia costretto ad accogliere la noiosa visita, poiché il dovere dell'ospitalità, che in quella regione, ha valore grandissimo, glielo imponeva. Mai persona al mondo, senza essere almeno orribile d'aspetto, avrebbe fatto al conte un'impressione di estrema ripulsa, come per l'appunto la baronessa. Al suo entrare essa trapassò il conte con uno sguardo acceso e vivo, sul quale fece poi ricadere le palpebre, chiedendo scusa della sua visita in termini quasi umili. Lamentò che il padre del conte, schiavo di stranissime idee e preconcette, che gente a lei nemica aveva saputo malignamente insinuargli, l'aveva odiata fino alla morte e non le aveva mai concesso il benché minimo aiuto, per quanto essa si trovasse ridotta nella più amara miseria, tanto da doversi vergognare del suo proprio stato. Venuta finalmente in possesso, in modo del tutto inaspettato, di una piccola somma di denaro, le era stato possibile abbandonare la residenza e fuggire a cercare asilo in una lontana cittadina di provincia. Durante il viaggio, a quella volta, lei non aveva saputo opporre resistenza all'impulso di vedere il figlio di un uomo che, nonostante l'odio ingiustificato, che egli le aveva sempre votato irriconciliabilmente, lei aveva sempre avuto nella più alta stima. La baronessa parlava con il tono commovente della verità e il conte si sentì tanto più scosso quanto più distogliendo lo sguardo dal ripugnante viso della vecchia, egli si immergeva nella contemplazione della deliziosa, stupenda creatura che era entrata insieme alla baronessa. Costa tacque. Il conte sembrò non accorgersene rimase muto. Allora la baronessa lo pregò di scusare la sua condotta impacciata in quel luogo, che non le aveva fatto ricordare di presentare al conte al suo ingresso la figlia Aurelia. Allora soltanto il conte ritrovò l'uso della parola e scongiurò la baronessa, rosso in volto fino alle orecchie, in uno stato di smarrimento quale avrebbe potuto convenire a un giovinetto innamorato, di concedergli la riparazione di quello che si poteva attribuire a suo padre, come colpa derivata però soltanto da equivoco, accettando per il momento il suo invito di trattenersi al castello. Per mostrare tutta la sua buona volontà, egli afferrò la mano della baronessa. Ma la parola... Gli morì. Il respiro gli si mozzò in gola, un brivido gelido lo fece sussultare internamente. Egli sentì la sua mano, attanagliata da quella, irrigidita nello spasimo della morte, della baronessa, e il volto grande, ossuto e squallido di lei, che lo guardava fisso dagli occhi. Senza vista. Gli sembrò quello di un cadavere rivestito di abiti odiosamente fastosi. Oh mio Dio, che contrattempo proprio in questo momento! esclamò Aurelia e si lamentò poi con voce soave e commovente che la sua povera mamma era presa a tratti da improvvise crisi di tetano, che tuttavia questo suo stato era solito passarle in breve tempo, senza ricorso a qualsiasi intervento medico. A fatica il conte riuscì a liberarsi dalla stretta della baronessa e tutta la calda vita di una dolce voluttà amorosa gli ritornò, quando afferrando la mano di Aurelia la portò con impeto alle labbra. Giunto ormai alle soglie dell'età matura, il conte sentiva ora per la prima volta tutta la violenza della passione. Tanto più difficile era quindi per lui il nascondere i propri sentimenti, tanto più che il modo in cui Aurelia gli accoglieva, la sua elevata e insieme infantile amabilità accendeva in lui le più rose speranze. Erano passati pochi istanti quando la baronessa si riebbe dal suo attacco e, senza avere coscienza dello stato che aveva attraversato, assicurò il conte che accettava di buon grado la proposta di soggiornare per qualche tempo al castello, dimenticando una volta per sempre l'ingiustizia con cui suo padre aveva agito verso di lei. Il tenore di vita del conte si trovò ad essere quindi improvvisamente cambiato ed egli dovette credere che il favore particolarissimo del destino gli avesse portato l'unica donna al mondo che, divenuta la compagna ardentemente amata della sua vita, gli avrebbe potuto accordare tutta la più alta felicità concessa all'uomo nella sua esistenza terrena. Il comportamento della vecchia baronessa rimase invariato era tranquilla, seria, si sarebbe anzi detto Chiusa in se stessa, ma quando se ne dava l'occasione, mostrava un'indole dolce e un cuore aperto ad ogni piacere innocente. Il conte si era intanto andato abituando al viso cadaverico che incuteva in realtà un singolare terrore e alla figura spettrale della vecchia. Attribuendo tutto questo al suo stato di malattia, così come alla tendenza a un tenebroso fantasticare il fatto, riferitogli dai servitori, che la baronessa faceva di frequente passeggiate notturne attraverso il parco spingendosi fino al cimitero. Egli si vergognava che i pregiudizi di suo padre lo avessero così a lungo influenzato e legato, e le più insistenti e ansiose raccomandazioni del vecchio zio, perché vincesse il suo sentimento, e rinunciava ad una relazione che, tra breve o alla lunga, lo avrebbe irrimediabilmente trascinato alla rovina. Persero tutta la loro efficacia sul suo animo. Convinto fermamente del profondo amore di Aurelia, egli chiese la sua mano. Ed è facile per chiunque immaginare con quale gioia la baronessa, che si vedeva così strappata al bisogno, nuovamente collocata in seno al benessere, concedesse il suo consenso. Il pallore e tutti quei caratteristici tratti, che sono segno di sofferenza profonda, intima e invincibile, erano scomparsi dal viso di Aurelia, mentre la beatitudine dell'amore brillava nei suoi occhi e sulle sue guance rosee. Il mattino del giorno fissato per le nozze, un caso impressionante giunse a rendere vani i desideri del conte. Avevano trovato la baronessa senza vita, giacere bocconi in terra nel parco, a poca distanza dal cimitero, e la stavano trasportando al castello, proprio nello stesso istante in cui il conte si era alzato e nell'estasi della felicità raggiunta lasciava errare i suoi sguardi nel parco. Egli pensò che la baronessa fosse stata colta da uno dei suoi soliti attacchi di tetano, ma tutti i tentativi per farla ritornare in vita riuscirono vani. Era morta. Aurelia non si abbandonò alle esplosioni di un dolore violento, chiusa in un assoluto mutismo. Essa sembrava straziata, tanto nell'intimo dal colpo che l'aveva raggiunta, da non avere neppure lacrime per piangere. Il conte ebbe paura per la sua amata, e con grande delicatezza e riguardo osò richiamare la povera bambina rimasta completamente sola al mondo, ai loro reciproci rapporti, visti in questo nuovo aspetto, che si passasse sopra le convenienze per fare qualcosa di ben più conveniente, e cioè, appunto, nonostante la morte della madre, procedere alle nozze il più presto possibile. Allora Aurelia si gettò nelle braccia del conte e gridò Sì, sì, per amore di tutti i santi, per la salvezza dell'anima mia, sì. Il conte attribuì questa esplosione, di un animo intimamente eccitato e commosso, all'amaro pensiero che la convenienza le interdicesse il soggiorno al castello. Proprio quando, abbandonata, sola al mondo e senza patria, non avrebbe saputo dove rifugiarsi, curò che Aurelia avesse una degna signora di età avanzata come dama di compagnia, fino a tanto che, passate alcune settimane, fosse giunto di nuovo il tempo delle nozze, che nessun avvenimento improvviso e spaventoso venne più a turbare, coronando, al contrario, la. Felicità di Ippolito e di Aurelia. Durante questo periodo, Aurelia si era trovata in uno stato di ansia e di agitazione. Non il dolore per la perdita della propria madre, no. Ma una intima, indicibile, mortale ansia sembrava inseguirla senza riposo. Nel mezzo dei più dolci colloqui d'amore, essa saltava in piedi improvvisamente e, pallida all'improvviso come un cadavere, quasi afferrata da un repentino spavento, stringeva il conte tra le sue braccia, mentre dagli occhi le sgorgavano copiose le lacrime, come se volesse attaccarsi saldamente a qualcosa perché una forza nemica e invisibile non la trascinasse via nella rovina e gridava: No, no! No, mai! mai! Ma ora, da che era diventata la sposa del conte, sembrava che lo stato di esaltata ansia fosse cessato e che quella spaventosa paura l'avesse lasciata. Era logico che il conte pensasse a qualche tremendo segreto da cui l'animo di Aurelia era turbato, ma con ragione egli aveva ritenuto indelicato interrogare al riguardo Aurelia fino a che quello stato di ansia sospesa la trattenesse ed essa preferisse tacere della cosa. Ora invece, diventato suo marito, egli osò delicatamente alludervi e chiedere quale fosse stata allora la causa del suo strano stato d'animo. Aurelia assicurò che le avrebbe fatto tanto bene aprire ora tutto il suo cuore all'amato compagno della sua vita. Non poco dovette dunque stupirsi il conte nell'apprendere che soltanto la scellerata vita della madre aveva riversato sul capo di Aurelia tutta quella miseria distruttrice. Esiste dunque, esclamò Aurelia, qualche cosa di più orribile nel mondo che il dover nutrire verso la propria madre sentimenti di odio e di orrore? Il padre, lo zio del conte non erano dunque stati schiavi di falsi pregiudizi, e la baronessa aveva ingannato il conte con premeditata ipocrisia. Perché il destino fosse in seguito sempre favorevole alla sua pace. Il conte era costretto ora a pensare così. La sciagurata madre era morta proprio nel giorno delle sue nozze e non lo nascose alla moglie. Ma Aurelia continuò spiegandogli come, proprio dopo la morte della madre, essa si fosse sentita afferrata da presentimenti oscuri e paurosi e come non potesse cacciare il raccapricciante terrore che la morta stesse per alzarsi dalla sua tomba a raggiungerla, a strapparla. Dalle braccia del suo amato a trascinarla con lei nell'abisso. Aurelia si ricordava. Così raccontò abbastanza vagamente alcuni episodi del tempo della sua infanzia. Un mattino, essa si era appena svegliata dal sonno, scoppiò nella casa un terribile tumulto. Le porte venivano aperte e chiuse con colpi violenti, si incrociavano gridando voci sconosciute. Quando finalmente tutto fu ritornato tranquillo, la governante di Aurelia la prese in braccio e la portò in una grande stanza in cui erano raccolti molti uomini. Al centro, steso su una lunga tavola, Giaceva un uomo, lo stesso che tante volte aveva giocato con Aurelia, l'aveva rimpinzata di dolciumi e che lei aveva chiamato papà. Essa tese verso di lui le sue braccine e volle baciarlo, ma le labbra, sempre calde, erano ora fredde come il ghiaccio e Aurelia scoppiò, senza che lei stessa ne capisse bene la ragione, in un gran pianto. La governante la portò in una casa estranea dove essa rimase a lungo, fino a che non comparve una signora che la portò via con sé in una carrozza ed era costei sua madre che poco tempo dopo partì con Aurelia alla volta della residenza. Aurelia poteva avere 16 anni quando comparve in casa della baronessa un uomo che essa ricevette con gioia ed espansione come se si trattasse di un vecchio conoscente. Egli prese a venire sempre più spesso e presto l'andamento di casa della baronessa andò cambiando in modo notevole ed evidente. Mentre prima di allora essa aveva abitato in una cameretta sotto il tetto e si era mantenuta con poveri cibi e vestita con miserabili vestiti, adesso si trasferì in un quartiere elegante in uno dei più bei punti della città. Si procurò bellissimi vestiti, mangiò e bevve con lo straniero, che era ormai suo ospite quotidiano, cibi e bevande prelibate e prese parte a tutte le manifestazioni della vita mondana che la residenza poteva offrirle. Soltanto per Aurelia, questo mutamento nella condizione di sua madre, che evidentemente lo doveva allo straniero, non aveva avuto nessun effetto. Lei restava chiusa nella sua stanza quando la baronessa se ne andava a divertirsi con il suo amico straniero e continuava la sua vita nello stesso modo miserabile di prima. Lo straniero che malgrado i suoi 40 anni aveva un aspetto molto fresco e giovanile, era di figura alto e bello e anche il suo viso poteva dirsi virile. Nonostante tutto questo, egli era talmente antipatico ad Aurelia, poiché di frequente il suo comportamento, che egli cercava di costringere ad un livello di distinzione, diventava goffo, volgare, plebeo. Le occhiate, con le quali egli aveva cominciato ad adocchiare Aurelia, la riempivano di sinistro raccapriccio, anzi di un ribrezzo, di cui non si sapeva tuttavia spiegare la causa. Fino a quel momento la baronessa aveva trovato che non valeva la pena di dire ad Aurelia anche una sola parola che riguardasse i suoi rapporti con lo straniero. Adesso le disse il nome, aggiungendo che il barone era ricco sfondato e il loro lontano parente. Celebrò la sua figura, i suoi tratti e concluse chiedendo ad Aurelia se le piacesse. Aurelia non seppe tacere l'intimo senso di ribrezzo che nutriva nei riguardi dello straniero, ma la baronessa la fulminò con un'occhiata che la immerse nel più violento terrore e la trattò da stupida sempliciotta. Ben presto la baronessa si fece più affettuosa con Aurelia di quanto non lo fosse stata per il passato. Essa ebbe in regalo abiti eleganti, ricchi ornamenti di ogni specie e le fu permesso di prendere parte a pubblici divertimenti. Lo straniero, intanto, andava facendo di tutto per per accattivarsi il favore di Aurelia, in un modo tale che glielo faceva apparire sempre più ripugnante. Ma la sua delicata sensibilità di fanciulla doveva essere ferita mortalmente il giorno che una malvagità del caso la rese testimone segreto. Della rivoltante turpitudine dello straniero e della sua snaturata madre. E quando, pochi giorni dopo, lo straniero, in uno stato di semiebrezza, la prese nelle sue braccia in modo tale che non era più il caso di essere in dubbio sulle sue scellerate mire, lei, trovando nella disperazione forza maschile, respinse e gettò a terra lo straniero, che cadde all'indietro e fuggì a rinchiudersi nella sua stanza. Allora la baronessa le spiegò con calma. E freddezza, che dal momento che lo straniero manteneva tutto l'andamento di casa e lei non aveva nessuna voglia di ritornare a vivere nell'antica miseria, ogni stupida smorfia era inutile e dannosa. Aurelia doveva cedere alle voglie dello straniero che aveva altrimenti minacciato di lasciarla. Invece di prestare attenzione alle suppliche angosciose di Aurelia e alle sue disperate lacrime, la vecchia, ridendo sconciamente in turpe scherno, cominciò a parlare di una relazione che le avrebbe schiuso Tutte le voluttà della terra e fu nel suo scherno così sfrenatamente nefanda che Aurelia ne fu terrorizzata. Si vide perduta e la fuga immediata le sembrò l'unica via di scampo. Aurelia era riuscita a procurarsi la chiave di casa e messi insieme i pochi averi che la più impellente necessità richiedeva, a mezzanotte, quando credeva che sua madre dormisse, si insinuò nell'anticamera debolmente illuminata. Già stava per uscire piano piano. Quando la porta di casa si spalancò con violenza e con fracasso e qualcuno salì pesantemente su per le scale. La baronessa precipitò al suolo, appena giunta nell'anticamera, ai piedi di Aurelia, vestita di una rozza e sudicia veste, il petto e le braccia scoperte, i grigi capelli sciolti e svolazzanti, e dietro a lei, incalzandola da vicino, lo straniero che urlava con voce rintronante: Aspetta, aspetta, Satana maledetto, strega d'inferno, ti voglio rendere il tuo pranzo di nozze. E la afferrò per i capelli, trascinandola nel centro della stanza, e cominciò a malmenarla, a picchiarla nel modo più crudele con il grosso bastone che portava con sé. La baronessa cacciò uno spaventevole urlo di terrore. Aurelia, prossima a perdere i sensi, corse alla finestra aperta a gridare aiuto. Accadde che in quel preciso momento si trovasse a passare lì sotto una pattuglia di guardia della polizia armata. Entrarono impetuosamente nella casa. Prendetelo. urlò torcendosi nell'ira e nel dolore la baronessa ai soldati. Tenetelo ben stretto. Guardategli le spalle nude. Eh. Mentre la baronessa pronunciava il nome dell'uomo, il sergente, comandante della pattuglia, esclamò tutto giubilante. Finalmente ti abbiamo preso, eh? Urian. E così dicendo, i soldati legarono strettamente lo straniero e lo strascinarono via, nonostante tutti i suoi sforzi per liberarsi. In mezzo a tutta la confusione di quel momento, la baronessa aveva notato molto bene e perfettamente capito le intenzioni di Aurelia. Si limitò a prendere non troppo delicatamente Aurelia per un braccio, a cacciarla nella sua stanza, che chiusa a chiave, ma non disse parola. Il mattino seguente la baronessa uscì e non rientrò che a sera inoltrata, mentre Aurelia, rinchiusa nella sua stanza come in una prigione, non vide e non sentì nessuno e dovette passare l'intera giornata senza cibo né bevanda. Questo stato di cose durò per parecchi giorni di seguito. Spesso la baronessa la guardava con occhi lucenti di rabbia, sembrava che essa lottasse allora con una decisione, fino a che una sera trovò, rientrando, una lettera, il cui contenuto sembrò farle piacere. Creatura stravagante, sei tu la colpa di tutto? Ma adesso le cose vanno bene e spero anzi che non ti colga il tremendo castigo che lo spirito del male aveva sospeso su di te. Così parlò la baronessa ad Aurelia, poi diventò di nuovo affettuosa e Aurelia, ora che non aveva più da temere l'uomo che le incuteva tanto ribrezzo, non pensò più alla fuga ed ebbe di conseguenza maggiore libertà. Era passato un po di tempo, quando un giorno, mentre Aurelia sedeva per l'appunto solitaria nella sua stanza, si alzò dalla strada un forte frastuono. La cameriera entrò a dire di gran furia che stavano appunto portando via il figlio del boia che per assassino era stato in quel posto bollato a fuoco, e passavano lì sotto diretti alla casa di correzione. Ma lui era riuscito a sfuggire alle sue guardie e a saltare giù dal carro. Aurelia, presa da un improvviso oscuro presentimento, si accostò barcollando alla finestra. Non si era sbagliata, era lo straniero, che, circondato da numerose guardie, veniva ricaricato sul carro e rinchiuso saldamente. Ancora una volta era ricondotto all'espiazione delle sue colpe. Già prossima a venir meno Aurelia, ricadde nella sua poltrona quando lo sguardo tremendamente selvaggio di quell'individuo la colpì, quando egli, con gesto minaccioso, alzò il pugno verso la finestra. La baronessa si assentava ancora per molte ore da casa, lasciandovi sola Aurelia, che conduceva quindi una ben triste vita tra le più amare considerazioni sul suo destino, su ciò che minaccioso, inaspettatamente, improvvisamente poteva arrivare a colpirla. Dalla cameriera, che del resto era entrata in casa dopo quella notte fatale e a cui qualcuno aveva potuto raccontare in seguito come quel mascalzone assassino fosse vissuto in intima relazione con la signora baronessa, Aurelia venne a sapere che alla residenza si aveva molta compassione per la povera baronessa che era stata ingannata in modo tanto scellerato da un tale delinquente di bassa specie. Aurelia sapeva anche troppo bene quanto diversamente stessero le cose, e le sembrava impossibile che almeno i soldati di polizia, che avevano quella volta cioffato l'uomo in casa della baronessa, quando Costei l'aveva nominato e aveva dato loro come segno di riconoscimento il marchio di fuoco sulle spalle dell'assassino. Non fossero fermamente convinti dell'intimità delle relazioni tra il figlio e del boia. E la baronessa. In seguito, la stessa cameriera si espresse in modo a volte abbastanza equivoco su quello che si pensava qua e là e su quello che si pretendeva addirittura di sapere, e cioè che il tribunale aveva tenuto severissime inchieste e aveva persino minacciato di arresto la graziosa signora baronessa, poiché sembrava che quello scellerato del figlio e del boia avesse raccontato molte cose strane. Ancora una volta, la povera Aurelia dovette riconoscere la snaturata e turpe natura della madre che le aveva fatto ritenere possibile, dopo quegli spaventosi avvenimenti, di rimanere a vivere alla residenza. Finalmente, sembrò che essa fosse costretta a lasciare il luogo in cui si vedeva perseguitata da ignominiosi e fin troppo ben fondati sospetti, e a fuggire in qualche lontana regione. Durante questo viaggio era capitata al castello del conte, dove era accaduto quello che più sopra è stato raccontato. Aurelia, ora che tutte le sue tristi preoccupazioni erano scomparse, avrebbe dovuto sentirsi felice. Ma quale fu il suo profondo terrore, quando, nella dolcezza del suo nuovo sentimento, parlandone alla madre, come di generoso provvidenziale dono del cielo, Costei, le fiamme dell'inferno negli occhi, gridò con voce tremenda Tu sei la mia sciagura, creatura scellerata e malvagia, ma nel mezzo della tua sognata felicità. Ti colpirà la vendetta. Se una morte improvvisa e rapida mi porta via. Nell'infezione tetanica che la tua nascita mi è costata, sta il veleno di Satana. A questo punto Aurelia si fermò, si gettò sul petto del conte e lo scongiurò, piangendo, di permetterle di non ripetere per intero quello che la baronessa aveva detto ancora nella sua delirante pazzia di raconda si sentiva sconvolta e dilaniata nel più profondo del suo animo tutte le volte che ripensava alla spaventosa minaccia, che superava ogni idea del pauroso e del terribile, pronunciata da sua madre, preda delle potenze del male. Il conte consolò sua moglie nel modo migliore che seppe trovare, per quanto egli stesso si sentisse attraversato in tutto il suo essere da brividi gelati. Egli doveva confessare a se stesso, anche quando si fu calmato, che le enormità della baronessa, che tuttavia ormai non viveva più, gettavano ancora un'ombra nera nella sua vita, che egli era sembrata chiara e luminosa come il sole. Era passato qualche tempo, e Aurelia cominciò a cambiare. Mentre da una parte il pallore cadaverico del volto e l'occhio spento facevano pensare a malattia, l'umore e il carattere di nuovo turbato, irrequieto, ombroso, davano luogo a concludere che qualche altro segreto fosse di nuovo venuto a turbarla. Essa sfuggiva il suo stesso sposo. E ora si chiudeva a chiave in una camera, ora andava alla ricerca dei punti più solitari del parco, e quando si lasciava vedere di nuovo, i suoi occhi gonfi di lacrime e i tratti stravolti del viso testimoniavano di uno spaventoso tormento che aveva sofferto. Inutilmente il conte si sforzava nella ricerca di quella che poteva essere la causa dello stato di sua moglie, e dallo sconforto totale in cui, infine, Egli era caduto. Poté soltanto salvarlo la diagnosi di un famosissimo medico, che affermò essere tutte le minacciose manifestazioni della grande eccitabilità della contessa. Il segno, inequivocabile, di un prossimo lieto evento. Lo stesso medico si permise un giorno, mentre sedeva a tavola con il conte, ogni specie di allusione al sospettato stato di gravidanza. Sembrò che la contessa sentisse ogni cosa, senza prendervi nessuna parte. Ma ad un tratto si fece attenta, e fu quando il dottore prese a parlare degli stranissimi desideri che a volte le donne in quello stato sentono e ai quali non è possibile, né da parte loro né da parte degli altri, opporsi senza che il fatto avvenga con pregiudizio. Della loro salute. La contessa assalì il dottore con domande e costui non si stancò di chiedere alla sua esperienza pratica i casi più comici e divertenti e di descriverglieli. E non solo, disse, ma si danno anche esempi di desideri abnormi dai quali alcune donne furono portate a compiere le più spaventose e terrificanti azioni. Così ad esempio la moglie di un fabbro ebbe una volta un desiderio così grande della carne del marito, che non ebbe pace, fino a tanto che, tornato un giorno costui a casa mezzo briaco, essa gli piombò addosso inopinatamente con un coltellaccio. E lo fece a pezzi in modo tanto feroce che egli in poche ore rese l'anima a Dio. Il medico aveva appena finito di dire queste parole che la contessa svenne, scivolando a terra dalla sua sedia. E soltanto con grande fatica poté essere salvata dalla crisi di nervi che in seguito la colse. Il dottore dovette riconoscere di non aver agito con prudenza nel rievocare in presenza di una donna dal sistema nervoso così debole quel fatto pauroso. Eppure, sembrò che la crisi avesse avuto sullo stato della contessa un benefico effetto, perché diventò più tranquilla. Per quanto poi, pochissimo tempo dopo, un contegno di una singolarissima rigidità, una fosca fiamma negli occhi e l'accresciuto pallore mortale del viso gettarono il Conte in nuovi tormentosi dubbi circa lo stato di salute di sua moglie. Il punto più misterioso e inspiegabile di questo stato? Era tuttavia il fatto che lei prendeva pochissimo cibo, come se tutto le provocasse il disgusto, particolarissimamente la carne, tanto che ogni volta era costretta ad alzarsi da tavola con le più vivaci manifestazioni di ribrezzo. L'arte medica non poteva aver nessun successo, poiché le suppliche più insistenti più amorose del conte, niente insomma al mondo aveva il potere di far prendere alla contessa una sola goccia di medicina. Essendo dunque passate settimane e mesi senza che la contessa avesse assaggiato un boccone di cibo, rimanendo insondabile mistero come potesse continuare a vivere mancandole totalmente il nutrimento. Il medico pensò che dovevano essere in gioco forze esulanti dal campo della pura scienza umana. Con un pretesto qualunque, egli lasciò il castello. Ma il conte capì molto bene che al celeberrimo dottore lo stato di sua moglie era sembrato troppo enigmatico perché egli volesse attendere più a lungo ed essere testimone di una inspiegabile malattia, senza peraltro essere capace di portarvi soccorso. È facile immaginarsi quale fosse lo stato d'animo del conte, ma non bastava ancora. Precisamente in quel periodo di tempo un vecchio servitore prese l'occasione di aver trovato solo il conte per rivelargli come ogni notte la contessa lasciasse il castello e non vi ritornasse che sul fare dell'alba. Il conte, nell'apprendere la notizia, si sentì invadere le membra da un freddo glaciale. Si ricordò allora, e per la prima volta lo notò, che da qualche tempo verso la mezzanotte gli prendeva regolarmente un sonno che non aveva niente di naturale ed ora lo attribuiva a qualche narcotico che la contessa gli somministrava con lo scopo di abbandonare non vista e non sentita la camera che essa contrariamente al costume aristocratico condivideva con il marito. I più neri presentimenti caddero nella sua anima. Pensò alla diabolica madre, gli istinti della quale si stavano forse ora risvegliando nella figlia. Pensò a qualche turpe relazione. Pensò allo scellerato figlio del boia. La prossima notte gli avrebbe svelato il mistero che poteva essere la sola causa dell'inspiegabile stato di sua moglie. La contessa era solita preparare con le sue mani ogni sera il tè che poi versava al conte e allontanarsi. Quella sera egli non ne bevette neppure una goccia e leggeva Secondo la sua abitudine, al letto, non sentì vicino alla mezzanotte quella tremenda sonnolenza prenderlo come al solito. E tuttavia si buttò tra i cuscini e fece finta di essersi profondamente addormentato. Piano piano allora la contessa lasciò il suo letto, si avvicinò a quello del conte, gli fece brillare in viso la luce di una candela e poi sgusciò fuori dalla stanza. Il conte sussultò, si alzò, si avvolse in un mantello e scivolò dietro i passi di sua moglie. Era una notte di luna piena. Una notte chiara, cosicché gli fu possibile vedere davanti a sé netta nei contorni, per quanto avesse molti passi di vantaggio su di lui, la figura di Aurelia, avvolta in una bianca camicia da notte. La contessa diresse il suo cammino attraverso il parco al cimitero. La giunta sparì vicino al muro. Rapidamente il conte le corse dietro fino alla cancellata del Camposanto, che trovò aperta. Ed ecco che nella chiara luce diffusa della luna, egli vide davanti a sé, vicinissimo, un cerchio di orribili figure. Vecchie donne seminude si erano accasciate a terra. E nel centro del cerchio giaceva il cadavere di un uomo, che esse con ingordigia di lupe divoravano. Aurelia era tra loro. In selvaggio terrore il conte fuggì via a precipizio e corse incosciente, istigato, aizzato, inseguito dal terrore mortale dell'infernale spavento per i viali del parco, ritrovandosi al primo chiarore del mattino fradicio di sudore davanti alla porta del castello. Involontariamente, senza essere in grado di concepire un pensiero che avesse il minimo significato, salì a salti la scala, si precipitò attraverso varie stanze nella sua camera da letto. La contessa giaceva là, addormentata. O così sembrava, in un dolce sonno delicato. E il conte volle con ogni sforzo convincersi che tutto era stato solo una raccapricciante visione di sogno. O forse invece, dal momento che il mantello bagnato dalla rugiada dell'alba era lì, a testimoniare della realtà del suo tremendo vagabondaggio notturno ed egli troppo bene aveva di quello coscienza. Una visione ingannevole aveva terrorizzato a morte attraverso i sensi la sua anima. Senza attendere il risveglio della contessa, egli lasciò di nuovo la stanza. Si vestì e, disperato, salì a cavallo. La cavalcata nella bellezza del mattino, tra i cespugli odoranti, dai quali levavano a lui il loro saluto lieto, gli uccelli appena svegli allontanò le tremende visioni della notte. Confortato era Serenato egli rientrò al castello, ma quando tutti e due, la contessa e il conte, si sedettero soli a tavola e costei al venire in tavola del piatto di carne, fece l'atto di allontanarsi con l'espressione del più insormontabile disgusto. Allora la verità tremenda e atroce di tutto quello che nella notte aveva visto si fece strada nell'animo del conte. Si alzò in un balzo d'ira di selvaggia e gridò con voce terribile: "Maledetto parto dell'inferno!" So bene che cosa significa il tuo schifo per i cibi degli uomini. Dalle tombe tu strappi il tuo nutrimento. Femmina diabolica. Ma mentre il conte urlava queste feroci parole, la contessa, con un alto ululato, gli si slanciò addosso e, con la furia della iena, lo morsicò al petto. Il conte la scacciò da sé, buttandola a terra. La folle, tra gli spasimi e le convulsioni più ripugnanti, spirò. Il conte morì pazzo.